Ora voglio che su quello schermo tu riviva una scena. Vedi Sara che è sul letto nella casa attuale. Sara è brava a lasciare il corpo. Lo fa spesso. Immergiti in quella scena. Sei di nuovo a casa, sul tuo letto. Però non riconosci quella casa. Non ti sembra la tua. E ti sei guardata allo specchio. E ti vedi diversa. Hai gli occhi di un colore diverso. Hai i capelli. Sono io, però gli occhi verdi, quasi azzurri. Io lo so che quella è casa mia, però non è strano. Non mi dà una sensazione d'appartenenza che di solito si ha con le case. Gira per le stanze e vai a vedere sul letto chi c'è, se c'è qualcuno. Non c'è nessuno. No. Sei tu con il tuo corpo attuale che vedi nello specchio, una persona diversa? Sì, una sensazione più o meno quella. Sei sempre. Sì e no. Sì, no. Qual è la parte no? La casa è un po' troppo silenziosa. Quella parte no, vivi sola. Sì.
quella che dovrei riconoscere come la stanza dove dormono i bambini. Non c'è niente. Stiamo vedendo la parte no? C'è anche la parte sì. Andiamo alla parte sì. Vai alla parte sì. Vai alla parte sì. Mi devi ascoltare. Ferma. Basta, respira. Hai un nome. Qualcuno ti chiamava, ricordalo. Sì. E avevi anche un bellissimo nome. Sì. Tu avevi un nome. Se io voglio chiamarti, come posso chiamarti? Un nome, un soprannome. Un soprannome. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Come non lo sai? Lo sai quanti anni hai? Non sei grande. Vero? Non sei grande. Vero che sei piccola? Sei piccola, guarda. Dammi la mano. Stringi. Lo senti che ci sono io, amore? Lo senti? Mi senti che ti sto dando la mano? Te la sto accarezzando. Ti sto accarezzando i capelli. Non te lo senti, amore? Lo senti? Amore, allora, io penso di sapere quanti anni hai, lo sai? Vuoi scommettere che indovino? Non arrivi a 10 anni, vero? È vero? Hai 8 anni? Brava, hai visto, ti ricordi? Adesso rilassati. Abbiamo capito che hai 8 anni. Ti piacciono i bambini? Ti piace giocare con i bambini, vero? Certo. E cerchi una casa dove ci sono i bambini. E sei andata da Sara. Perché Sara ha dei bambini. Però ci sono dei bambini che ti aspettano per giocare con te. Perché i bambini di Sara non ti vedono. Vero? Non ti vedono loro. Loro non ti vedono. Però puoi andare. Ascoltami. Scendi le scale giù. C'è un giardino. E ci sono dei bambini. Ci sono dei bambini lì in quel giardino che hanno la tua età e ti conoscono e ti chiamano per nome e finalmente sappiamo il tuo nome. Ora loro sono lì che ti conoscono, sanno chi sei e ti stanno chiamando. Come ti chiamano? Laura! Amore! Bene, Laura! Ascolta, quei bambini sanno dove portarti.
sanno dove accompagnarti. C'è un posto bellissimo dove ci sono tante giostre, ci sono tanti angeli che cantano. Li vedi bellissimi con le ali aperte, che sono lì per te. Ci sono delle giostre, delle bambole. Ma devi andare con loro perché loro ti hanno riconosciuta. Sanno come ti chiami e ti stavano aspettando. È vero? Quanti sono i bambini che sono venuti da te? Tanti. Tanti? Che bello. E vuoi andare con loro perché con loro puoi andare, loro ti possono prendere per mano. Vero? Vuoi andare con loro? Vai, amore. Dai la manina a loro. Vai. Vai a giocare e vai dagli angeli che ti stanno aspettando. E salutameli gli angeli perché sono bellissimi. Me li saluti? Me lo prometti? Ciao Laura. Ciao amore. Vai, corri che ci sono le giostre che ti aspettano. Vai, 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 vai. Corri con loro. Sara. L'hai vista andare? Sì. Spero di... Ora respira lentamente, lentamente. Sei stata brava. Hai lasciato che Laura uscisse fuori. Sei sempre qui in casa mia, sul mio letto, e ti chiami Sara. Ora per un attimo, dimmi se ti rimane facile o fai fatica a ritornare in quel momento in cui sei in casa, ma che la vedi diversa. Ti è facile? Ti è più faticoso ricordare? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi. Va bene. Respiro. Aspetta, adesso conto fino a 5. Tocco la tua fronte e aprirai gli occhi. Quando tornerai a sdraiarti, conterò da 5 a 1 e tornerai in uno stato di rilassamento. Al mio 5 aprirai gli occhi e ti sentirai leggera, leggera, e padrona del tuo corpo. 1, 2, 3, 4, 5.